Allora, vediamo adesso insieme che cosa sono le riflessioni, argomento molto importante di questa guida. Le riflessioni riguardano gli algoritmi. Gli algoritmi descritti nel sito, spiegano le mosse, da eseguire per risolvere determinate situazioni che sono descritte nel sito stesso. Ad esempio, qui, per quello che riguarda la costruzione dei primi due lati, noi abbiamo l'algoritmo sulla destra e la posizione dei cubi che a noi interessa sistemare sulla sinistra. Può capitare però che i cubi che voi vi ritrovate durante la soluzione, diciamo, non siano esattamente nella stessa posizione di come poi li trovate negli esempi, ma siano orientati in maniera differente. Ecco, in questi casi l'algoritmo va riflesso. Per riflettere l'algoritmo, si fa capo ad una tabella che è poco più sopra, sempre in questa pagina qui del sito. Questo è comunque, sottolineo, per quello che riguarda i primi due lati del cubo. Adesso vediamo un esempio di come si fa a riflettere un algoritmo. Ecco che poco più sopra, all'interno del sito, abbiamo la tabella che noi utilizziamo per le riflessioni degli algoritmi. Eccola qua. Allora, noi abbiamo per ogni posizione, per ogni movimento del cubo, abbiamo il movimento equivalente per eseguire la nostra riflessione. Adesso vediamo un esempio pratico. Prendiamo come esempio il primo caso descritto nel sito per la costruzione dei primi due lati. Allora, in questo caso abbiamo l'angolo e lo spigolo sono già posizionati, ma mentre lo spigolo è già anche orientato, l'angolo invece non lo è. Nel sito, l'algoritmo numero 1 risolve la situazione come se il bianco fosse di fronte a noi, insieme al verde. In questo caso però noi abbiamo il bianco che è alla nostra destra, insieme col rosso. Quindi l'algoritmo va riflesso. Va riflesso perché? Perché è come se ci fosse una linea immaginaria che divide il cubo diagonalmente, in questo verso qua. Quindi se il bianco è di fronte a noi, riflettendo l'algoritmo, noi possiamo avere la soluzione di questa situazione qui con il bianco alla nostra destra. Vediamo come si fa. Prendiamo un foglio di carta e annotiamo l'algoritmo così come viene presentato sul sito. Allora abbiamo R2, D2, R, D, R', D, R, D2, R. Adesso facciamo corrispondere a ognuna di queste mosse, facciamo corrispondere, in base alla tabella che abbiamo sul sito, la contromossa riflessa. Allora, R2 equivale ad F2, D2 rimane invariato, R diventa F', D diventa D', R' diventa F. D diventa D', R diventa F', D2 rimane invariato, R diventa F'. Ora applichiamo questo nuovo algoritmo riflesso alla nostra situazione. Ecco qui il cubo, abbiamo il bianco sul lato destro, lo spigolo è già a posto, il verde è di fronte a noi, applichiamo il nuovo algoritmo. Allora abbiamo F2, D2, F', D', F, D', F', D2, F'. Ecco che abbiamo risolto questa situazione qui. Facciamo un altro esempio. L'algoritmo 4 descrive come si risolve questa situazione, inserimento dell'angolo mantenendo lo spigolo inalterato, con il bianco di fronte a noi insieme al verde. Supponiamo che noi ci ritroviamo in questo caso con il bianco, invece che essere di fronte a noi, è sulla nostra destra. Facciamo come abbiamo fatto prima, annotiamoci l'algoritmo. Annotiamo l'algoritmo numero 4 così come lo troviamo sul sito. Allora abbiamo D, R', D, R', D',
R di 2 R primo di R. In base alla tabella troviamo che D corrisponde a D primo, R primo corrisponde ad F, D corrisponde a D primo, R corrisponde ad F primo, D2 rimane invariato, R primo corrisponde ad F, D corrisponde a D primo, R ad F primo. Applichiamo questo nuovo algoritmo alla nostra situazione. Eccoci qua, abbiamo da inserire questo angolo qui, il verde è di fronte a noi, applichiamo l'algoritmo. D' F D' F' D2 F D' F'. Ecco qua. Le riflessioni degli algoritmi riguardano anche l'orientamento dell'ultimo lato del cubo, che sarebbe la terza fase. Allora, cosa vuol dire riflettere un algoritmo? Allora, praticamente, riflettere un algoritmo significa ruotarlo sull'asse delle x o l'asse delle y. Allora, l'asse delle x è questo qua, l'asse delle y è questo. Quello che accadeva, a differenza della costruzione dei primi due lati, dove avevamo una divisione in questo senso del cubo, okay? C'era praticamente una linea immaginaria che divideva il cubo in questo senso, noi adesso avremo un asse x e un asse y. Si tratta di stabilire, allora, nel caso il nostro algoritmo sia da ruotare, si tratta di stabilire se va ruotato sull'asse x oppure sull'asse y. Facciamo un esempio pratico. Allora, abbiamo risolto i primi due lati del cubo e ci siamo ritrovati con questa figura qui. Abbiamo questa specie di S piccolina con un quadrato qui in alto a destra. Così a prima vista, dando un'occhiata sul sito, noi ci accorgiamo che questa somiglia molto alla numero 21. Eccola qua. Vedete? Abbiamo questa specie di S piccolina e il quadratino, soltanto che il quadratino qui è in alto a sinistra, mentre sul nostro cubo lo abbiamo in alto a destra. Eccolo qua. Questo significa che l'algoritmo va ruotato per poter essere applicato al cubo. Vediamo come si fa a ruotare l'algoritmo. Allora, e tanto per cominciare si può procedere per tentativi se siete all'inizio, se non sapete se va ruotato sull'asse x o sull'asse delle y, si può provare con una penna in questo modo. Allora, questo è l'asse delle x, proviamo da prima sull'asse delle x. Si appoggia una penna sul cubo in questo modo e si fa ruotare il cubo intorno al proprio asse, facendo così. Supponiamo che i primi due lati del cubo siano trasparenti e ci permettano di vedere attraverso, ok? Quindi noi ruotiamo il cubo sul proprio asse x e facciamo finta di riuscire a vedere la figura che si crea vista dall'altra parte, diciamo. Ci accorgiamo che ruotando sull'asse x la figura che noi otteniamo sul cubo è differente da quella proposta sul sito. Quindi l'algoritmo non va ruotato sull'asse delle x, bensì su quello delle y. Questo è l'asse di rotazione corretto in questo caso. Allora, vediamo questo esempio sulla rotazione dell'asse y. Si appoggia la penna in questo senso, sul cubo, e si fa ruotare il cubo sul proprio asse y, supponendo di poter vedere attraverso i primi due strati del cubo. E ci accorgiamo che la figura che noi otteniamo, facciamo finta di riuscire a vedere attraverso, la figura che noi otteniamo è uguale, identica, a quella proposta al numero 21A e 21B. Perché? Perché il cubo che noi abbiamo in alto a destra ce lo ritroviamo in alto a sinistra, esattamente come succede per l'algoritmo 21A e 21B. Controlliamo di aver fatto effettivamente giusto, perché come vediamo sotto l'algoritmo 22A e 22B ha la stessa identica figura,
Solo che le righette verticali sono posizionate in maniera diversa. Le righette verticali sono le parti rosse sul lato del cubo che vanno portate sopra. Allora, lo spigolo superiore, quello tra i due angoli che sono già orientati, deve essere portato sotto. E qui, in questo caso, vediamo un attimo. Adesso abbiamo il nostro cubo ruotato. Come vedete, questo qui, infatti, va portato avanti. Va portato sopra. E quello è giusto. Quello sarebbe questo qui. Okay? In tutti e due i disegni è così. Poi abbiamo due rossi sotto. Vediamo se ce li abbiamo. No, non li abbiamo. Allora non siamo in questo caso qui. Infatti i due rossi sono uno qua alla destra e due qui alla sinistra. Vediamo in che caso siamo. Allora, eccoci qua. Ci siamo sbagliati. Non eravamo nel caso dell'algoritmo 21, bensì siamo nel caso dell'algoritmo 22, perché abbiamo un rosso qua alla destra e due alla sinistra. Quello sopra rimane uguale in tutti e due. Allora dovremo ruotare sull'asse delle Y uno dei due algoritmi, o il 22A o il 22B. Seguiamo lo schema. Andiamo in fondo alla pagina internet e troviamo la tabellina delle riflessioni degli algoritmi. Abbiamo la prima parte che riguarda la riflessione sull'asse delle X e poi sotto quella sull'asse delle Y. Ogni mossa a cosa corrisponde? Abbiamo allora come prima mossa sull'asse delle X, B corrisponde ad F', F corrisponde a B', eccetera, mentre sull'asse delle Y abbiamo R che corrisponde ad L', L che corrisponde ad R' e così via. Adesso applichiamo la riflessione sull'asse delle Y all'algoritmo che abbiamo trovato prima, il 22A oppure il 22B, come vogliamo. Allora vediamo l'algoritmo 22A. Prendiamo un foglio di carta e scriviamo l'algoritmo 22A così come lo troviamo sul sito. Allora abbiamo B, U, L, U', F, L', poi abbiamo B', L, F', L'. Adesso facciamo corrispondere ad ogni mossa la sua corrispondente riflessa sull'asse Y. Allora, seguendo la tabella, avremo B che diventa B', U che diventa U', L che diventa R', U' diventa U, F diventa F', L' diventa R, B' diventa B, L diventa R, F' diventa F, L' diventa R. Bene, adesso applichiamo questo nuovo algoritmo riflesso sull'asse delle Y alla nostra situazione. Eccoci qua allora di ritorno con il nostro cubo e la nostra rotazione sull'asse Y. La figura che abbiamo noi è questa. Adesso abbiamo ruotato l'algoritmo, noi possiamo applicare l'algoritmo nuovo che abbiamo rovesciato, riflesso sull'asse Y, a questa situazione qui. Ovviamente allora la posizione del cubo sarà questa, ok? Cioè non dovrò prendere il cubo di così, posizioni casuali, deve essere questa qui, cioè di ritorno dalla rotazione dell'asse Y, ok? Questa è la posizione del cubo. Questo sarà il lato destro, il lato sinistro, la parte superiore e la parte il retro. Allora, vediamo un po'. Allora abbiamo B', U', R', U, F', R, B, R', F ed R. Ecco fatto. Orientato l'ultimo lato. Vediamo un esempio di riflessione di un algoritmo sull'asse delle X. Ho disfatto il cubo, l'ho rifatto, mi sono ritrovato in questo caso che somiglia molto al caso all'algoritmo numero 12A e 12B.
L'unica differenza è che questo spigolo qui, io sull'algoritmo 12A e 12B lo trovo qua su in alto invece che in basso. Allora diamo un'occhiata. Eccolo qua. Allora vedete. Eccolo qua. Allora noi abbiamo lo spigolo che è qui in alto invece che essere in basso come nel nostro caso. Allora, facciamo una prova con la penna e ruotiamo l'algoritmo sull'asse delle X. Allora, appoggiamo una penna in questo modo sul cubo, ruotiamo il cubo intorno al proprio asse e guardiamo attraverso i primi due strati del cubo la figura che otteniamo. Ci accorgiamo che è proprio la figura dell'algoritmo 12A e 12B, perché abbiamo un rosso qua sopra da raddrizzare, due sulla sinistra, e 3 sul lato destro del cubo. Ok, allora ritorniamo alla nostra posizione iniziale. Tenendo il cubo in questa posizione e ruotando sull'asse delle X uno dei due algoritmi, o il 12A o il 12B, noi risolviamo questa situazione qui del cubo. Ruotiamo l'algoritmo. Prendiamo ad esempio l'algoritmo 12B e lo scriviamo su un foglio di carta. Allora abbiamo R, B, L', B, L, B', L', B, L, B2, e R'. Adesso applichiamo per ogni mossa la riflessione sull'asse delle X. Allora, seguendo la tabella, avremo R che diventa R', B che diventa F', L' che diventa L, B che diventa F', L diventa L', B' diventa F, L' diventa L, B diventa F', L diventa L', B2 diventa F2, e R' diventa R. Ecco qua. Adesso applichiamo questo algoritmo riflesso sull'asse X al nostro cubo. Eccoci qua allora di ritorno sul nostro cubo appena ruotato sull'asse delle X. Teniamo il cubo in questa posizione, abbiamo le nostre tre da orientare qui sulla destra, così. Applichiamo la nostra sequenza modificata riflessa sull'asse delle X. Allora abbiamo R'. F', L, F', L', F, L, F', L', F2, R, ed ecco qua. Le riflessioni riguardano anche l'ultima parte della costruzione del cubo di Rubik. Facciamo un esempio pratico. Allora, ho orientato l'ultimo lato del cubo e mi sono ritrovato in questa situazione qui. Questo cubo d'angolo va spostato qui, questo va spostato qui, quindi questi due devono essere invertiti fra di loro e questi due spigoli anche. Vedete, qui abbiamo il giallo che va qua e qui abbiamo il verde che va qua. Quindi abbiamo questi due da invertire fra loro e questi due qui. Sembrerebbe il caso descritto nel sito dalla lettera R, solo che qui, come vedete, i due spigoli da invertire fra di loro sono messi in questa posizione qui. Non sono uno qua e uno qua, ma sono uno qui e uno qui. Questo è un tipico caso di riflessione, sull'asse Y. E adesso vediamo perché. Facciamo una prova. Allora, vediamo un po'. Abbiamo qui il nostro cubo. Se facciamo una riflessione sull'asse delle X, non otteniamo niente che somigli alla figura rappresentata dalla lettera R. Noi mettiamo la nostra penna in verticale, asse Y, quindi giriamo il cubo e ci accorgiamo che i due spigoli da orientare,
da invertire fra loro sono questo qui con questo qua. Ce li troviamo alla nostra destra, diciamo vanno verso destra invece che così verso sinistra. Questi rimangono invariati perché la rotazione sull'asse delle Y fa rimanere invariati i due angoli, chiaramente. Allora, quindi, rotazione sull'asse Y, prendiamo uno dei tre algoritmi proposti sulla sezione R e applichiamo questo algoritmo sul nostro cubo. Scegliamo uno dei tre algoritmi proposti nella sezione R. Allora, prendiamo il secondo. Abbiamo, scriviamo su un foglio di carta, abbiamo U2, R', F2, L2, D', L, D, L, F2, R, U2, L, U', L'. E adesso applichiamo ad ogni mossa la riflessione sull'asse Y. Allora abbiamo U2 che rimane U2, R' diventa L, F2 rimane F2, L2 diventa R2, D' diventa D, L diventa R', poi abbiamo D', R', F2 che rimane F2, L', U2, R', U, R. Perfetto, adesso applichiamo questo nuovo algoritmo alla nostra situazione. Ecco qua allora col nostro cubo, i due da invertire sono di qua, diciamo verso sinistra invece che verso destra. Tenendo il cubo in questa posizione abbiamo da invertire questi due fra di loro e questi due fra di loro. Teniamo il cubo così e applichiamo il nuovo algoritmo. Allora abbiamo U2, L, F2, R2, D, R', D', R', F2, L', U2, R', U, R. Ecco qui, cubo finito. Facciamo adesso un esempio di riflessione sull'asse delle X. Questi due angoli sono da invertire fra di loro e anche questi due spigoli qui. Questi due angoli e questi due spigoli qui da invertire fra loro. Riflessione sull'asse X. Applico la mia penna, faccio ruotare il cubo attorno al proprio asse. Io riesco a vedere attraverso i primi due strati del cubo e mi accorgo che siamo ricaduti esattamente nel caso descritto dall'algoritmo J. Questi due angoli sono da invertire fra loro, alla nostra destra. Questo spigolo, con questo spigolo qua, sono da invertire fra loro. Rimetto il cubo come ritorno alla posizione originale, ci scriviamo l'algoritmo e lo rovesciamo sull'asse X. Prendiamo un foglio di carta e scriviamo uno dei due algoritmi descritti nella figura J. Allora abbiamo B2, L, U, L', B2, R, D', R, D, R2. Adesso, seguendo la tabella, effettuiamo la riflessione sull'asse X. Allora abbiamo B2 che diventa F2, L diventa L', poi abbiamo U', L, F2, R', D, R',
D' e R2. Applichiamo questo nuovo algoritmo alla nostra situazione del cubo. Eccoci qua col nostro cubo, questi due sono da invertire fra loro. Tenendo il cubo in questa posizione applichiamo il nostro nuovo algoritmo. Allora abbiamo F2, L', U', L, F2, R', D, R', D', R2. Ecco qua, e il cubo è finito. Le riflessioni possono sembrare complicate all'inizio, ma vi renderete conto con la pratica che sono delle mosse che possono essere ricavate, insomma, senza star lì a scrivere l'algoritmo su un foglio di carta e rovesciarlo sull'asse. Facciamo un esempio. Allora, nell'algoritmo descritto dalla situazione A, il primo che viene proposto, si sposta questo spigolo da qua a qua, questo da qua a qua e questo da qua a qua. Vengono fatti ruotare gli spigoli così, esattamente come questa situazione qui. Allora, noi seguiamo l'algoritmo, abbiamo R2, U, F slice, R2, B slice, U e R2. E abbiamo risolto questa situazione qui. Se invece sono in una situazione come questa, dove devo ruotare gli spigoli in questo senso, questo va qua, questo va qua e questo va qua, okay? Quindi abbiamo la punta di un triangolo immaginario non verso destra ma verso sinistra, ecco che noi dobbiamo riflettere l'algoritmo sull'asse Y. All'inizio si può scrivere su un foglio di carta e ricavarsi la formula, diciamo così. Con un po' di pratica vi renderete conto che se l'algoritmo inizia con R2, come in questo caso, e vogliamo rifletterlo sull'asse Y, chiaramente non dovremo cominciare sul lato destro del cubo, ma sul lato sinistro, quindi avremo un L2 in questo caso, poi faremo una cosa di questo tipo, un movimento di tipo slice, si torna su, un movimento slice di questo tipo, così, così e così. Ecco, questo viene con la pratica, non è una cosa immediata. All'inizio si scrive gli algoritmi riflessi su un foglio di carta, poi ci si accorgerà che sono cose che vengono praticamente, si possono ricavare sia per l'asse X che per l'asse Y. Basta un po' di pratica.